Fontana, 47 anni, medico veterinario, cofondatore del Lions Club Caselle Torinese e anche di altre cose che non stiamo a citare in questo momento. È consigliere uscente ed è candidato per la lista Insieme per Caselle Futura Fontana Sindaco. Perché ha deciso nuovamente di mettersi in gioco? Il motivo è molto semplice. Caselle, così com'è, non va bene, non ci piace. Vengo da una lunga esperienza, 3 mandati in consiglio comunale, ed abbiamo deciso, insieme agli altri membri del consiglio che ora siedono all'opposizione, di unirci tutti insieme in una lista che sapesse coniugare diverse anime e che sapesse dare una risposta e una svolta a questa città che purtroppo da ormai 20 anni giace nell'immobilismo e nella peggiore delle amministrazioni possibili. Anche se in parte ha già risposto, ha riproposto il simbolo, quello nato, diciamo storico, con qualche aggiunta e anche con un colore diverso da quello tradizionale. Che significato hanno queste aggiunte e questa scelta di colore? Allora, Caselle Futura è la mia lista civica che è stata fondata 9 anni fa, fondata da sottoscritto e appunto era nata quando ho smesso di avere contatti con i partiti. Proprio l'unione con gli altri membri, con le altre anime che compongono questa nuova lista, abbiamo deciso di rinnovare il simbolo e dire che appunto c'è una coesione tra le varie forze e ci siamo tutti quanti uniti per Caselle, ma se andiamo a leggere il simbolo anche per Fontana, no? Sono stato scelto da un gruppo per poter guidare questa lista e per guidare anche questa città. Molti mi chiedono anche il simbolo che è un po' particolare, richiama un po' le filosofie orientali. E l'arancione, innanzitutto, il colore che viene, è uno dei miei colori preferiti e viene sempre associato anche alla tranquillità anche mentale. Questo simbolo invece richiama un po' lo yin e lo yang, che non è il bene o il male, ma sono le due facce di una stessa medaglia, no? Nella filosofia orientale vuol dire la parte illuminata della collina o la parte che si unisce alla parte oscura della collina non illuminata dal sole. È un simbolo che ha diversi richiami e mi piaceva riportarlo anche qui a Caselle per dare un tocco di novità. Se dovesse fare una domanda o una raccomandazione a un suo avversario, cosa gli chiederebbe o che cosa vorrebbe? Ma guardi, io parlo poco volentieri dei miei avversari. Cerco nel lavoro come nella vita di essere sempre concentrato su me stesso. Tutte le raccomandazioni che potevo fare a ciascuno dei miei avversari in questa cosa politica, purtroppo è troppo tardi per farle. I danni sono già stati fatti e quindi proseguiamo per la nostra strada per il futuro di Caselle. Ha messo in campo una squadra di persone decisamente preparate, decisamente di alto livello. Tolti alcuni consiglieri uscenti che annovera, gli altri sono tutti neofiti. Essere competenti nel proprio lavoro non sempre significa saper amministrare. Non la preoccupa un po' questa cosa nel caso in cui dovesse indossare la fascia tricolore? Ma assolutamente no. Innanzitutto c'è lo zoccolo duro, come ha detto, dei vecchi consiglieri uscenti, che appunto siamo addirittura 4 consiglieri uscenti che hanno già una lunga esperienza alle spalle. Quello che di più, 4, e poi ricordiamo che c'è addirittura un quinto che non di questo mandato, ma dei mandati precedenti del dottor Tour. Ricordiamoci anche che le competenze tecniche sono fondamentali. Siamo in un periodo in cui si dice sempre che
non è necessario, soprattutto nella politica e ancora di più nella politica locale, non è necessario conoscere gli argomenti, è necessario saper convincere le persone, saper parlare con le persone. Sono tutte e due le cose necessarie, sapere comunicare, questo va bene, però se sai solo comunicare e poi non sai fare, diventa assolutamente un problema. La mia squadra ha delle altissime competenze tecniche, ha delle altissime competenze politiche e da questo punto di vista è la giusta commistione per poter dare un governo sano a Caselle e per il futuro sempre di Caselle. Se dovesse vincere, quali sono la prima, la seconda o le prime tre cose che farebbe nei primi 100 giorni? Allora, primi 100 giorni, primissima cosa è valutare lo stato dell'arte nel comune. Dall'opposizione ho potuto vedere già numerose carte. Nei primi 30 giorni ci fissiamo come obiettivo di fare la foto di com'è la situazione attuale e poi avviare i progetti e farlo da subito. La squadra sarà già pronta ed operativa nel giro di una settimana o due, finite le elezioni, e da lì andremo ad avviare immediatamente i progetti principali. La gente cos'è che ci ha richiesto di più girandoli adesso, girando in queste settimane, in questi anni? Di cosa si lamentano le persone fondamentalmente? Lo stato della pulizia delle strade, lo stato delle strade stesse. Quindi andremo come primissima cosa a guardare cosa c'è nei contratti e a farli rispettare. Se non basta, andremo a implementare i contratti con le ditte che si occupano della pulizia delle strade e andremo a fare pulizia in ogni senso della parola. Secondo, andremo ad avviare i contratti per il primo punto del nostro programma, che è quello delle asfaltature programmate, che prevedono nel mio programma 3 km di asfaltature ogni anno, quindi 3 km di strade nuove più altri 3 km di manutenzioni sempre sugli asfalti. Questo vorrebbe dire che in 5 anni di amministrazione avremo 6 per 5, 30 km di strade nuove, percorribili, sicure. Il Caselle Torinese ha circa una sessantina di chilometri di strade, riusciremmo a fare in 5 anni metà del lavoro che andrebbe fatto di manutenzione in una città normale.